Benvenuti ad una nuova puntata di Qui Partito Pensionati, quest'oggi in compagnia di Alessandro Vascotto, assessore ai servizi demografici del comune di Gorizia. Andiamo subito con fare la prima domanda. Veniamo al Partito Pensionati, che oltre a Trieste la lista si presenterà anche in altri comuni della regione. Come sta procedendo e quali sono i punti del vostro programma in cui vi focalizzerete? Adesso stiamo raccogliendo le adesioni per quanto riguarda le firme su Trieste e Pordenone, mentre su Grade siamo già arrivati a buon punto con il nostro candidato Maurizio Longo come sindaco per Grado. E chiaramente è tutta una questione di giochi politici, adesso tutti i colori, tutte le bandiere si mescolano, ci sono delle coalizioni che si cambiano, che si modificano a seconda anche di quello che si vede a livello nazionale. A livello locale è un po' più complesso perché ogni realtà fa peso sulla persona più che sul simbolo del partito. Di conseguenza abbiamo coalizioni un po' diverse da quelle che potrebbero essere a livello nazionale. Noi abbiamo la nostra convinzione che il Partito Pensionati, né destra né sinistra, è un partito che non deve guardare in faccia a nessuno, perché l'importante è ottenere per i cittadini le cose essenziali. Quindi non è che un pensionato di destra stia peggio o meglio di un pensionato di sinistra. Il pensionato è pensionato, quindi un disabile, è una famiglia con delle necessità di abitative piuttosto che di salute, di lavoro, un giovane senza occupazione, insomma, non ha un colore politico. E quello che noi vogliamo dare appunto fra le linee del nostro programma sono proprio queste risposte che mancano continuamente dai programmi, cioè tutti si vantano di fare delle cose, però in realtà poi alla fin fine sono programmi politici. Noi vorremmo contare di più. È chiaro che andare a chiedere la tessera a un cittadino che non ha lavoro, che è disabile oppure che è anziano con una pensione alla fame, è come che noi potremmo tenere a capo, come ci sono altri partiti che hanno al loro interno praticamente patrimoni per poter da disporre, per poter mettere in campo tutto quello che hanno del loro programma, delle loro televisioni, hanno di tutto. Noi non abbiamo, addirittura abbiamo anche delle censure a volte da parte della stampa, per cui siamo in una condizione molto difficile per poter emergere dal punto in cui siamo. Contiamo sulla gente, contiamo sull'ascolto. I programmi per noi sono fatti ascoltando la gente, perché a dire cosa ci vuole o non ci vuole ce lo deve dire l'elettore, non è che il politico va al governo e poi dice faccio quello che voglio io. Deve fare quello che vuole la gente, non come adesso che il politico fa quello che vuole. Passiamo all'argomento relativo all'immigrazione. È notizia proprio di questi giorni la possibile creazione di un centro di prima accoglienza per i residenti asilo politico nell'ex circolo ufficiale di Via Cumano. I residenti della zona protestano. Qual è la sua posizione in merito? Allora, la posizione del Partito Pensionati è sempre la stessa: andare incontro alle esigenze del cittadino italiano che ha lavorato, vissuto, pagato le tasse sul territorio, perché prima di tutto devono essere i cittadini italiani ad avere le risposte alle loro esigenze. Poi se c'è da spartire qualche cosa con qualcuno che ne ha bisogno, non è il Friuli che mai si è tolto indietro rispetto alle esigenze degli altri. Basti pensare al terremoto del Friuli, quando c'è stato, come questa regione si è attivata per solidarietà verso le persone colpite. Così come tante persone che sono andate all'estero e hanno creato dei circoli italiani nel mondo che ancora oggi esistono e quindi danno sostegno alle famiglie che hanno bisogno, anche qui credo che per le persone che hanno bisogno di essere aiutate, colpite da regimi e quindi scappati e chiedono asilo politico all'Italia, hanno bisogno di essere aiutate. Sì, devono essere aiutate. Non dobbiamo chiudere le porte.
Certo è che in mezzo a queste persone non sono tutti bisognosi di asilo politico, cioè vale dire si prende la scusa dell'asilo politico per approfittare della situazione e infiltrarsi dentro in queste Caritas, in queste onlus che danno aiuto a queste persone che sicuramente ne hanno bisogno, però il diritto di rimanere sul territorio come asilo politico non è che ce l'hanno tutti. C'è una sorta di, come dire, di melina da parte di questi viaggiatori di lavoro, ecco, che cercano lavoro, che cercano sicuramente qualcosa di meglio di quello che hanno nel loro paese. Però ricordiamoci che se la coperta è corta non è che possiamo dare a tutti. Per quel che concerne l'immigrazione, com'è la situazione attualmente a Gorizia? Ma a Gorizia è stato fatto un grande braccio di forza per contenere quello che erano i numeri che si potevano ospitare nel territorio. Attualmente si stanno provvedendo ancora a eliminare quelle che sono le pericolosità di alcuni di questi extracomunitari che si sono accampati sull'Isonzo. Chiaramente con le piogge e tutto quanto c'è il pericolo che ci sia qualche disgrazia, anche col freddo, e non è il posto ideale per essere così ospitati in una città. Però una città ha la capacità che ha, se Gorizia ha una capacità di 60 posti può ospitarne 60, se fossero 120, 120, ma quando superano questi numeri è chiaro che ogni buon padre di famiglia non può mettere nel letto più dei figli che può contenere quel letto. E quindi ci sono delle realtà diverse che possono ospitare, ma chi paventa questa ospitalità poi alla fine non gliela dà. E quindi vediamo un assurdo rimpallo di queste competenze fra comuni, prefettura, provincia, regione e tutti quanti che si rimpallano queste cose, perché politicamente non è una cosa vantaggiosa e sicuramente andare a ospitare persone che poi fanno anche, non hanno un comportamento etico come siamo abituati noi, non hanno la nostra cultura, non hanno le nostre abitudini, è difficile, cioè chi pensa che queste persone qua pensino e ragionano come noi si sbaglia. Noi dobbiamo pensare che queste persone qua vengono da territori e da culture completamente diverse. Quello che per noi sembra normale, per loro non è così, è tutto diverso. E quindi se qualcuno pensa che queste persone sono socievoli, magari non lo sono. Se pensa che sono studiate, sì, sono studiate, parlano perfettamente inglese, meglio di quello che posso fare io. Però come si rapportano con l'altra società, con l'altro sesso, con le donne? Vediamo episodi di violenza a volte anche nei confronti delle donne, perché questi qua in fin di conti sono uomini che hanno i loro ormoni che si muovono, ma non sanno che qui non è che si può approfittare delle donne come magari fanno nel loro paese, eppure ci sono anche questi episodi. Allora è difficile avere il metro in questo momento. Io direi che il basso numero di ospitalità sia un buon metodo. Ecco, parliamo di un fatto di cronaca accaduto qualche giorno fa a Monfalcone, dove una donna è stata molestata da un extracomunitario. Questa ha riconosciuto il molestatore, è stato arrestato e poi rilasciato a piede libero. Ecco, cosa pensa a riguardo? Allora, ho conosciuto personalmente questa persona perché si è rivolta durante una nostra presenza sui marciapiedi per un altro tipo di promozione del territorio e ci ha spiegato più o meno quelle che erano le dinamiche di questa molestia. Il fatto che la donna fosse già all'ottavo mese di gravidanza, con il fatto poi di aver avuto comunque uno shock sia andata costretta poi a prendere dei farmaci per
contenere questa agitazione, sicuramente non è il massimo in quella situazione, quando una donna si trova in quella situazione. Noi abbiamo persone che hanno degli squilibri mentali già nel nostro paese, non è che abbiamo bisogno degli altri. Il fatto è che i nostri li vediamo crescere, per cui li possiamo individuare più facilmente, mentre persone che all'improvviso entrano nel territorio e hanno comportamenti asociali, è difficile poi ritracciarli, anche perché i tratti somatici di queste persone non sono nostri, si somigliano un po' tutti, e quindi anche capire che età ha un individuo di questa etnia non è semplice. E dare poi delle indicazioni per la cattura ancora meno. La signora, devo dire, ha avuto un sangue freddo, è riuscita a divincolarsi da questo individuo, poi è riuscita a seguirlo per dare l'indicazione alla polizia e farlo arrestare. Ecco, fino qui nel male ancora bene, e quello che è peggio dopo che la giustizia consente a questi individui di circolare nuovamente, e la polizia, dopo tutto lo sforzo che può aver fatto, vede costretta a vanificare il suo lavoro. Ecco, io penso che per gli agenti di polizia questo sia una cosa frustrante, perché io arresto il ladro, poi lo devo mettere in libertà un momento dopo, perché c'è una regola, un avvocato, qualcuno che gli dà la possibilità di uscire. Cioè, non è giusto, questa non è giustizia. Andrebbe riscritta anche in questo caso la giustizia, e in maniera che i deboli siano tutelati maggiormente. Beh, noi siamo giunti alla conclusione di Qui Partito Pensionati. Ringraziamo Alessandro Vascotto, assessore ai servizi demografici a Gorizia, e come sempre diamo appuntamento alla settimana prossima.